Buonasera a tutti. Continuo in questo video a parlare dei musulmani in Italia perché, come sappiamo, è un argomento attuale. Questa è la realtà. Spesso molte moschee, anche clandestine, vengono costruite nelle nostre città. Si dice che in quelle moschee vi sia un luogo di rifugio per i terroristi, ma spesso non è così. È solo la voglia di queste persone che vengono da paesi dove non c'è il cristianesimo, ma l'Islam è la religione di Stato, è solo la voglia di avere dei luoghi dove pregare. E questo non viene capito, ma da chi non viene capito? Non certo dai testimoni di Geova, non viene capito dai cattolici che non capiscono nulla, capiscono solo che devono inginocchiarsi davanti a Padre Pio, davanti a non so quale statua. L'Italia, purtroppo, per tradizione, è un paese cattolico. Quindi diciamo che molte difficoltà vengono create a queste moschee. È vero che alcune sono abusive, ma spesso queste persone, anche se non terroriste, anche se non appartenenti all'ISIS, vengono guardate con sospetto. Diciamo che i cattolici non si rendono conto, come ho già accennato, di quello che c'è nelle loro chiese. Se un cattolico entra in una chiesa protestante, vede soltanto la croce. E forse l'immagine di Gesù non vede tutte quelle statue, tutti quegli orpelli inutili che sanno tanto di paganesimo nelle chiese cattoliche. Noi sappiamo che anche gli ortodossi hanno proibito la costruzione di statue perché rimanda all'antico paganesimo greco e romano. Quindi che dire? I musulmani che vengono in Italia si ritrovano spaesati, si ritrovano di fatto in un paese che si dichiara cristiano, che il cattolicesimo è la religione dominante, ma che di fatto, essendo cattolico, è pagano. Se si entra in una sala dei testimoni di Geova non si vede nulla, non si vede neanche quella croce che invece nelle chiese evangeliche, quindi i testimoni di Geova, a differenza di ciò che dicono molti cattolici, sono autentici cristiani, più di loro. Il cattolicesimo è nato quindi come un'aberrazione del cristianesimo. Un musulmano che si ritrova in uno stato, in una nazione, in chiese, che si dichiarano cristiane, dove poi vi sono migliaia di statue, statue di Santa Caterina, di Padre Pio, dice: ma in che posto sono finito? Naturalmente immagina di essere finito in India, dove si adorano molti dei. Le chiese cattoliche, da questo punto di vista, sono simili ai templi induisti, anzi, devo dire, nei templi induisti dedicati per esempio a un dio o una dea, vi può essere una sola statua di quel dio o di quella dea. Nelle chiese cattoliche sono molteplici perché il panteon è più variegato. Quindi, con ciò che voglio dire, i musulmani non sono giustificati quando vogliono costruire moschee abusive. Naturalmente devono chiedere i permessi regolari, hanno diritto anche loro di pregare nei loro luoghi di culto, cosa che spesso i cattolici, perché sono cattolici e quindi sono pagani, non capiscono. Un testimone di Geova lo capirebbe, anche un protestante lo capirebbe, ma i cattolici non lo capiscono. Per questo spesso questo atteggiamento fomenta il terrorismo, quindi si passa dalle maniere buone alle maniere cattive. Il radicalismo non nasce solo dalla diffusione attraverso internet, nasce attraverso certi atteggiamenti che suscitano odio, certi atteggiamenti dei cattolici, specifichiamo, che suscitano odio nel mondo islamico. E quindi naturalmente gli islamici che si trovano qui in Italia e si arrabbiano anche se non vorrebbero. Quando un islamico vede un'immagine di Padre Pio, che cosa può pensare? Ma dove sono finito? Questo è il pensiero ricorrente. Quindi, mentre la Chiesa evangelica, con la sua semplicità, rimanda a quella che è l'austerità primitiva del cristianesimo, come dovrebbe essere. Quindi, l'odio contro l'odio tra musulmani e cristiani è fomentato dai cattolici, questa è la realtà. Da ciò che c'è nelle chiese cattoliche, dal fatto che spesso sono i cattolici a vietare la costruzione delle moschee, non sono certi protestanti o i testimoni di Geova a farlo. Le crociate furono mandate avanti dai cattolici, e quando San Francesco andò a parlare con i crociati, fu buttato fuori dai crociati, mentre fu ricevuto dagli islamici. Con ciò che voglio dire, i cattolici non promuoveranno mai un
un colloquio con l'Islam, anche con quell'Islam moderato che è contro l'ISIS, perché di fatto sono pagani, non sono cristiani. I protestanti sono cristiani, i testimoni di Geova sono cristiani, ma non sono loro la religione dominante in Italia. Se fossero loro, tutto sarebbe stato risolto. Con questo è tutto, vi saluto.